Riunione tecnica oggi in comune a Como per definire logistica e organizzazione in vista dell'arrivo del giro di Lombardia di ciclismo che quest'anno in seguito all'emergenza sanitaria si correrà il 15 agosto. Partenza fissata alle 12.30 da Bergamo, arrivo previsto alle 18.30 in piazza Cavour come conferma RCS Sport, società che organizza la competizione. Il percorso l'abbiamo visionato dieci giorni fa, eh, l'abbiamo trovato in buone condizioni, siamo partiti da Bergamo, abbiamo fatto tutto il tracciato, sono 243 chilometri, eh, le asperità sono il Colle Gallo in provincia di Bergamo, dopo col passaggio dopo Colle Brianza, quando si entra nella provincia di Como inizia diciamo, la fase clou, quindi con eh, l'ascesa la, del Ghisallo. E poi il muro di Sormano, e infine Civiglio e San Fermo. Definite le modalità d'attuazione dei protocolli anti-Covid da parte degli organizzatori nella zona dell'arrivo, della tribuna, dell'ospitality, dei media e dei bus delle squadre che saranno delimitati con ingresso contingentato in zona stadio. Un grande sforzo organizzativo premiato dal ritorno del Lago di Come in una vetrina internazionale. La città dovrà dimostrare di essere aperta, disponibile ad accogliere chiunque voglia tornare a visitare il nostro lago, le nostre sponde e le nostre attrazioni. Per cui lo sport si abbina sempre all'aspetto turistico, ma forse in questa occasione maggiormente. Stiamo tornando verso la normalità e tutto questo ci permetterà ancora una volta di essere presenti, presenti a livello nazionale, soprattutto a livello internazionale, due ore di Mondovisione mostrando le bellezze del lago, che sarà un Lombardia molto particolare, però ecco, lo vedo proprio come simbolo di rinascita e di ripartenza.